a Via Zanetti, meravigliosa cornice, calcio nostalgico. Cosa ti viene in mente quando a distanza di tanti anni rimetti gli scarpini ai piedi? No, mi viene in mente tanti momenti vissuti con questi grandi campioni. È bello ritrovarsi con colleghi, amici, ex compagni che hanno fatto parte della mia storia calcistica. E ci sarà tantissima gente, stadio pieno, un'atmosfera che a noi ci piace e ci fa tornare indietro con il tempo. Capitano, ma mi racconti una cosa, quando a te scadeva il contratto, no? Come lo rinnovavi? Per quanto riguarda il rinnovio che ho fatto io all'Inter, bastava niente, bastava parlarsi con Moratti, da uomini, e si trovava subito un accordo. Perché? Perché c'era di parte di entrambi la voglia di continuare, da parte del presidente che voleva che io restassi all'Inter, da parte mia di continuare a difendere, che per me era la cosa che ci tenevo di più, continuare il mio legame con l'Inter. Poi una volta che io parlavo con Moratti, per quanto riguarda le cifre, c'era il mio procuratore che anche lì ci bastava poco per mettersi d'accordo, perché i soldi per me non sono mai stati un problema e non lo saranno mai. Senti, qui a pochi passi da noi c'è un tuo grande amico che dopo la Champions lui ebbe un pochino un colpo di testa, poi se ne pentì, chiese scusa, disse il rinnovo non lo so, devo mettermi d'accordo. Si vocifera che tu cambiasso, andaste da lui e gli dicesti: Dio, cosa hai fatto? È vera questa cosa qua? No, è vero che le abbiamo detto che magari non era il momento, perché era il momento di festeggiare la Champions, però siamo talmente amici, siamo fratelli che lui lo capì subito. E poi, come hai detto bene te, subito si è scusato. Diego è una persona per bene in tutti i sensi, e lo ha fatto sicuramente senza pensare. Hai mai avuto solo un dubbio che Lautaro potesse lasciare l'Inter, o comunque che la cosa potesse andare diversamente? No, non ho mai avuto il dubbio, perché prima che conosco Lautaro, poi parlando sempre con lui, lui si sente bene all'Inter, lui, la sua famiglia, è amato dai tifosi. Poi in una questione di trattative ci può stare che ognuno abbia le sue pretese, però in definitiva quando uno torna a casa e vede bene qual è la cosa giusta da fare, io sempre non ho mai dubitato che Lautaro prendesse la strada più giusta e che possa vedere anche lo sforzo che facciamo noi per dare questo contratto. E così fu. Dopo ci sono messi d'accordo, noi siamo contenti, lui è contento e i nostri tifosi sono contenti. Adesso bisogna solo guardare al futuro. Visto che si parla di calcio nostalgico, operazione nostalgia, chiudiamo sempre con qualche giochino. Io un nome in mente ce l'ho, perché lo fai sempre e sono sicuro che lo farai anche stasera. Io vorrei sapere da te 5 campioni con cui non hai giocato mai, cioè magari ci hai giocato contro, però li avresti voluti nella tua squadra. 5 campioni della tua epoca con cui ti sarebbe veramente tanto piaciuto giocare insieme. 5 nomi. 5 nomi. Ho giocato talmente con tantissimi campioni che con Lothar Matthäus sicuro, che ha giocato all'Inter, però non ho avuto la fortuna di condividere quell'epoca lì, perché lui è un grandissimo campione e per la maniera che lui interpretava il calcio di sicuro avrei voluto giocarci. Ryan Giggs poi non si dica, io non conosco grande poi non si dica. Ryan Giggs è veramente, c'è tantissima ammirazione per lui, credo che di entrambi, perché ogni volta che ci troviamo ci diamo un forte abbraccio e ricordiamo quei momenti delle partite che ci siamo affrontati. Poi, come ti ho detto, ho giocato con tantissimi. Avrei voluto giocare di più, ho giocato, però avrei voluto giocare di più con Roberto Baggio, perché quando è stato insieme a noi
per una serie di motivi no, non è che abbiamo giocato tanto insieme, però ritengo che Roby, oltre ad essere un grandissimo amico, è una cosa straordinaria dentro e fuori dal campo. C'è un aneddoto che ti lega particolarmente a lui? A Roby sì. Di spogliatoio? A Roby c'è un aneddoto bellissimo che sempre racconto, che lui mi ha regalato il mio primo cane, un Labrador, che mi fece una sorpresa, mi aveva invitato a mangiare con la famiglia, eravamo Peruzzi, lui, io con le nostre famiglie, e mi dice: mi accompagni in macchina che io devo prendere qualcosa e non riesco da solo. Quando andiamo in macchina, apre il baule, scende questo cagnolino, questo Labrador, e io in quel momento ero innamorato dei Labrador, perché lo vedevo sui filmati che lui mi faceva vedere quando lui andava a caccia. E vedevo questo, e ho detto: che bel cane, mi dice, questi cani sono spettacolari. E lui rimase con quella cosa che ho detto io. Dopo un mese mi regalò una cosa. Tu la sai la storia di Baggio con Mazzone e col cane nel centro di allenamento? L'ho sentita. A però, Baggio gli si perdonava. No, troppo divertente.